Radioactivity. Buonasera popolo radioattivo, ben ritrovati con Ziorello. Lo so, non dovevo fare live, però è successo che nulla, non dovevo lavorare oggi. Ho scoperto prima e allora mi sono detto, vabbè, se non devo lavorare e non ho voglia di fare Bloodborne, ma faccio cose di più chill. Final Fantasy per me è un chill. E andiamo da qui dove eravamo rimasti. Che voi sapete, questo qua l'ho portato più sul mio account con la scusa di fare dei test e di tutto. Ma non mi ricordo neanche dove eravamo rimasti. Vediamo un po' che cosa succederà. Cosa dovevo fare? Forse questi scadono, sono giusti poi. Non morirò, non scappingerò. Solo devo spostare, io che mi sposto. Sto qui, non so. Scomodare per combattere questi nemici. Nothing to it. Pozioni pure. Alright. E una pozione pure attiva. Ma tipo che ha più energia.
Ma che scam. Ciao Vanessa. È scam. Strano. Che scam. Buonasera, che scam. Ma perché l'alert non è partito? Stranissimo. Pure è tutto configurato ok, ma... Come stai Vanessa? Altrimenti ti faccio un SEO. Lo so, questo non è un orario che faccio live, infatti è un orario che io sto al lavoro. Però... Sento che non devo lavorare, ho detto mo faccio una live. Meglio qua. E quindi intanto lo provo, vediamo se poi ma... piace magari anche la piccola di casa. Impara la ricetta. Ma ora vanno gli alert. Dovrò provare. Sì, beh, impara. Grazie. Niente, alcuni alert vanno e alcune non. Bene sta cosa, mi fa piacere. Era la clip. Quindi le clip vanno ma non vanno gli alert. Che è questa cosa? Ma stranissimo. Tutto ok. Tutto. Ma è tutto come dovrebbe stare. Ma tutto bene, tutto bene. Io questo qua sinceramente non l'ho mai portato su Radio Action. Ho portato quelle poche volte che o non volevo fare Bloodborne o qualche altra cosa. Di solito lo gioco più io per fatti miei. Comunque sì, tutto bene per il momento. Per il momento. Tu hai mai giocato qualche Final Fantasy? Non posso scendere. Voglio cercare anche di finirlo questo qui per PS4, perché poi uscirà per PS5 il continuo. Cloud. 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 Un altro bar. Yeah. Dobbiamo. We will. You'll help too, won't you? Cloud, ci aiuti, Cloud. Dai. Dai, Cloud, dai. Aiutalo. For a price. Se mi pagate, vabbè. Ne ho giocato uno, forse è il 9. Non lo so se il 9 è uscito sulla 1. Però ti posso pensare che per me questo è il primo. Farti capire. Non preoccupa. C'è qualcosa qui? Questo è il mio primo, cioè il 7 remake, non è neanche proprio il 7 originale. Il 7 pure stava sulla PlayStation 1. Che erano, se non ricordo male. Questo è simile. La come scrive è proprio simile. Grazie mille ragazzi per i bettini, com'è andata la live, poi è rimasto il loop. Dentro il cassetto la felicità è cantare a due voci. No, no, no. Quanto mi piace la felicità, felicità. Ok, Vanessa l'ha messa. Fai un lavoro per favore. C'è proprio Vanessa. Aspetta, dobbiamo fare... felicità. No, godarse. Zè un bicchiere de vin. Godarse, zè un bicchiere de vin. C'era anche Vanessa in questa clip. Hai visto?
Ma tu parli di Final Fantasy 7 o Bloodborne? Che su Bloodborne ho fatto anche... Vabbè, Rom, lo sai, te l'ho detto. Anche se mi mancano, vabbè, alcuni opzionali, però quelli opzionali di esame non sono obbligatori, però forse magari li farò io con calma. Bloodborne, beh, però sai cos'è? Io dovevo lavorare oggi. Oggi un po' avendo deciso di stare chiusi. Ma che mi ha deciso di stare chiuso, allora ho detto voglio fare live. Faccio live. Però non voglio niente di... Cioè, nel senso, non voglio niente di impegnativo. Per me Final Fantasy hanno dato che sono belli tutto, però sinceramente sì, si combatte, è vero, però per me sono molto più semplici. Allora, visto che non volevo nulla di impegnativo, ho detto vabbè, vanno a fare questo. Tutto qua. Il Bloodborne lo riporterò giovedì. Sono male, ma troppe. Non muro. Guarda, non te lo so dire, io da quello che ho visto, a me così brutto non mi è sembrato l'ultimo Final Fantasy, sincero, poi non ho visto altro. La storia mi è sembrata molto molto interessante. Storia del gioco, mi sembrava una bella storia veramente, poi questo in sé per sé è una storia molto molto bella, però io non conosco l'originale e non posso dire che differenza c'è. Ma figurati, per me questo è il mio primo Final Fantasy. Quindi siamo sulla stessa barca più o meno. No. Tranquillo. Sì, io oggi ho scoperto una cosa. Hanno fatto una versione di... diciamo che assomiglia molto a Super Mario Kart. Dei personaggi della Disney, gratis, per tutte le console. Dalla Switch, PlayStation 4, 5 e PC. Disney qualcosa si chiama.
È tipo un Mario Kart, solo che però sul messaggio la dice. Non c'ho, non l'ho visto per pura casualità, so che è gratis, ora si può scaricare per tutte le console. Salve and save. Che motivi fa? Me ne avevi mai visto? Prossima sub goal. Ecco qua, prima sub goal degli altri che la voglio vedere questa sub. Ho giocato Animal Crossing, ah che sì. Vuoi giocare il gioco della Disney che corre? Alla fine è come un Mario Kart, sei giocato a Mario Kart. Everybody's warmed up. Cioè, un conto che ti fanno giocare Giulia Passone e Passione equina, equino, equitazione, qualcosa del genere. Comunque è una cosa che devi portare dei cavalli. Cioè, figurati, penso che Disney qualcosa, ma non ricordo il nome, però ci sta questo qua Giulia Passone equino, qualcosa del genere, devi portare dei cavalli, penso. E lì sì, all'apice dei... Nel gioco stranissimo. Che alla fine metti i personaggi della Disney a correre con le macchine, cosa. Ci sta. Mario Kart è la stessa cosa. Però penso che Giulio Passone qui non battono nessun gioco, Pazzo Shindra. Capitolo 16. Ma penso che a breve dovrò finire almeno la prima parte. Non lo so, la prima parte per PlayStation 4 quanti capitoli ha. Però una volta finito questo, esce il continuo su 5, inizio anno nuovo. Non so, tu l'hai giocato questo, Sakamurai, sei Lurk, se ci sei in Lurk, dimmi una curiosità, tu che conosci tutte i Final Fantasy. Se no, appena che rivedrai il VOD. Ma il primo, di quanti capitoli è fatto il primo CD? Credo che ne sono 3 o 4 per PlayStation 1. Rear entrance. We'll get inside via the parking garage. Ciao CM. Come stai CM? L'altra volta ti ho detto la tua ride, come è andata la live? Non sei più, non è più scritto. Sei dovuto scappare? Da seguire tu quando CM. Quando mi hai fatto il ride? Ti ricordi? Mi hai fatto un ride non molto tempo fa. Eh sì, ti siamo andati alla live. Poi non è più scritto, sei dovuto scappare? Però comunque è andato tutto bene. Ah ok ok, va benissimo, va benissimo. Va bene, ciao CM, grazie ancora, Security is looking pretty tight. So they know what they're up against. Somehow I don't think it's all for us. Could be for Avalanche. Or maybe even Wutai. Can't be for Wutai. What about the C-spot? That only put the war on pause. We're here to rescue Aerith, remember? We don't need more attention than what we're gonna get. We need to be smart. Yeah, I hear you. But my soul's screaming for payback, you know? I'm a ticking time bomb. And sooner or later, I'm gonna have to blow up. Well, then make it later. Siamo fine.
Due gran pozioni, perfetto. Ok, sì, vabbè. Ho tutte le cure di questo mondo. Se c'è qualche CD lo prendo ben volentieri. No, non mi serve nulla. That one there. That's a Shinra truck, isn't it? Barrett sicuramente lo sentiranno di più rispetto a Cloud e Tifa. How's it looking out there? Anything? Nah. All clear. Roger. Okay, head on in. Bello però questa cosa che controllano sotto, non so. Oh. Come non detto. Get in contact with HQ. Minta. No, ancora no. Ma...
Let's go. Give me a break. Who's that? Non versare il mondo di che? Oh, madonna, gli animali questi qua sono... La possiamo fare, ce la possiamo fare. Vediamo un po'. No, io qua da qua sto venendo, devo andare.
Atrio, siamo nell'atrio. Nobody's home. Yeah. Do you have any idea? Idea di dove potrebbe essere Aerith? Aerith. I'm thinking a research facility. That make the most sense. And where is that? Aerith. Upper floors. Maybe near the top. That's where you are. Maybe we can use the console at the reception desk to find out. This building's incredible. Huh. A shining monument to corporate greed. One of these days I'm going to tear it down and burn the rubble. But not today. Yeah. Ma subito vi raggiungo un attimo, sono un piccolo aggiustamento, giusto piccolino. I don't know about you, but I don't think we should try touching it. Shit, making life hard. Let's just keep heading up. So, how do we get upstairs? Either the elevator or the emergency stairwell. Isn't the lab we're looking for on one of the top floors? I hope we take the elevator. Comunque. Sono stati giorni veramente impegnativi. Poi ho. Ecco qua, c'è qui che possiamo sbloccare. Lo possiamo fare. Tassate l'autorizzazione. Serve una tessera. Sì, pare proprio di sì. Pretty sure I saw one lying around. Ce la possiamo fare. Oh, the reception. Yeah, but how to get in? Ce la possiamo fare a recuperare, dai. Look. Pretty sure we could reach it if we hop across those lights. I don't know. I think I'll give it a shot. As the lightest one here, I figure I've got the best chance. You two can sit back and watch. Okay, guys. Wish me luck. You be careful. Aren't I always? Però che bello. Il fatto che io devo usare lei. Tifa! Oh shit! Tifa! Are you okay? I thought I was dead for sure. Non ho mica certamente capito questa cosa.
Ma che cosa strana. Ma certamente così non sto capendo, eh. Ciao Felice! Come stai? Lies of P. Ma... è venuto fuori che la cosa che mi ha ucciso sono io. Perché? Che cos'è successo? Ma grazie a te per aver fatto il ride. Come stai? Come è andata la live? Oh, come qualcuno... è andato sull'Eyes of P? Qualcuno può fare un... una clip. Ecco, te l'hanno fatta la clip. Ho capito, Vabbè, posso capire, guarda, sarò sincero. Non ho mai giocato a nessun Final Fantasy, questo è il mio primo in assoluto. E un po' me ne pento. Devo dire la verità, che secondo me l'originale è meraviglioso. Se il remake è bellissimo, io penso che l'originale... Ah, ok, perfetto, mi fa piacere, Ah. Ora capisco dove dovevo andare. Il remake pure è bello. Guarda, io, tu lo sai, tu forse conosci più a Sakamurai che a me, Felice. E posso dire che Sakamurai, che è contro i remake, contro le remastered, veramente è contro queste cose. Appena che l'ha visto che io l'ho giocato, ha detto wow. Bella, Amon. E lo so, io oggi poi non dovevo fare neanche live, che dovevo lavorare, però i miei hanno deciso di stare chiusi e stare chiusi con l'attività, e ho detto sai cosa c'è di nuovo, c'è una live random, infatti è una live totalmente a caso di Final Fantasy, questo qua lo sto giocando per conto mio, però non volevo fare Bloodborne perché ho bisogno di rilassarmi dopo le tante boss fight negli ultimi giorni, sono state veramente impegnative. E comunque, credimi, il remake fatto bene. È stato molto apprezzato. Vabbè, ti fa, vabbè, che lo diciamo a fare? Tifa e Tifa. Cioè, io conoscevo Tifa. Che il gioco. Tutti innamorati di Tifa. No, scendi. E non li biasimo perché è impossibile non amare un personaggio come te. This isn't so bad. Pretty close.
close now. Just need to make it over there. Hai ragione, Tifa. Come stavo dicendo, Felice Saga, che è no remake in generale. Mi piacciono proprio, apprezzato moltissimo. Ha detto che lo vorrebbe recuperare, questo per farti capire. Aspetta io. Che non va. Non ho capito questo. Ah, ecco. Mi confondo con i bussanti, scusatemi. That's some fine work. I might be able to disable security from here. Non ho fatto nulla, sapeva arrivare qualcuno. I didn't do anything. Shit, I'll take it. So you can use that to look up what floor the research facility's on? I think so. Give me a sec. Bingo. Professor Hojo's lab. 65th floor looks like. Sono al 5° piano. Per andare a get to the 59th floor via the elevators or stairs. To access any level above that, we need to check in at the Skyview Hall reception. 59th floor it is, then. Right. Dai. Ho fatto prima, sono salito con l'ascensore, ma... l'ascensore, vabbè, con le scale mobili. Ma sono molto lente, devi aspettare lì. Dove dobbiamo andare? Felice, tu che hai giocato l'originale, non so se ci sei ancora, ma il l'originale, quanti CD erano? 3? So what can we expect further up? More security and restrictions. It's not gonna get any easier. 10th floor. Doors open. Intruders! Just like that, okay? I gotcha. Mm.
Per controllare non c'è nulla. No. Wasn't expecting that. Think anyone knows we're here? Nah, we took him down quick. Going up. Doors closing. Wonder if it'll stop again. People ought to try using the damn stairs sometime. If it happens again, we'll deal with it like before. We got this. Well, that didn't take long, did it? 20th floor. Yeah, ogni 10. Take your best shot. Keep it tight. Let's go. I'll end this. That's a win. Non so se ci sono qualche cosa. Trentesimo piano, dai. Dai. Straight on up to the top now. Come on. We just keep getting way late, don't we? If you want to take the stairs. Now that you mention it. No. 30th floor. Door open. Heads up. Could be trouble. She probably called for help. 40th floor. Who's it gonna be next? Door open. Yeah. Yeah, we're safe here. What about you, Mom? You okay? Good. That's a relief. What? Oh, they gotta be kidding. Going up. Door closing. No. We haven't heard anything new yet. But they told us that Avalanche could attack again at any time. Just get somewhere safe, okay? Yeah, about that. Bellissima sta scena, indipendente, tutto che parlavo con la mamma. People just trying to support their loved ones as best they can. I know it's not exactly a revelation, but it's easy to forget. A good man who serves a great evil is not without sin. He must recognize and accept his complicity. He must open his eyes to the truth that his corporate masters are profiting from the planet's pain. Only then can he redeem himself. I know you know this. I do. Tifa, we need to focus on saving Aerith. Hurry. I know. Hurry. I will. Hurry. Door open. Hurry. 70, 80, 90, 100%, 110. Mako supersaturation confirmed. Engaging materia cooling to reduce temperature. Mi, signorina. Madame Director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Mako density and materia integrity are both holding steady. Registering mass increase in core materia. Oh.
Show me something truly exquisite. Contaminants registered. We're leaving. Materia growth accelerating, outpacing models. Registering crystallization within the reserve tanks. The reaction is out of control. We have to stop it quickly. Clean up the mess, would you? Ma'am. So this is the Skyview Hall, huh? Bet this place cost a fortune and then some. Let's look for reception. You must be here for our grand tour. Visitors have access to floors 60, 61, 62, as well as floor 63. You will proceed in that order. By the exit of each floor, you will find a device that will allow you to update the key card in your possession, thereby allowing you to access the next floor. And now begins your grand tour. Please enjoy the Shinra experience. Why has this whole thing gotta be such a big pain in the ass? I don't know about you, but this is kinda weird. You think everything's going too well? Yeah, I do. Think this is a trap? Ha! If it is, then bring it on! Let's get this party started! Man, why we gotta get all these damn key cards just to get anywhere? This is Shinra HQ. Now how did you expect? Says the former company man himself. Guess you'd know about all the rules, regulations, and red tape. It's like coming home, huh? Yes, every reactor, every pillar. Like I said, a full inspection. There's no telling what kind of damage there might be. If you see anything, anything out of the ordinary, I want to know. Sorry to bother you, sir. No, it's fine. I've brought the damage assessment for Sector 7 you requested. Sir, perhaps you should try and get some sleep. No, not yet. I need to finish preparing my draft of the reconstruction plan before tonight's board meeting. Whatever reasons they might have had, destroying an entire sector is... it's beyond the pale. Director, I would strongly advise you not to say such things outside of this room. Don't I know it. Welcome to the Shinra Building, our humble home. Oh, hell no! Here, in the Memorial Museum, you can learn all about our president, as well as the various divisions that make up the company. And of course, the city of Midgar, and the miracle of Mako Energy. Whatever takes your fancy, you're sure to learn something new. Yeah, shut up! I think I just threw up a little. Man thinks very highly of himself.
How's the grand tour? I hope you're all enjoying yourselves. Wasn't it fun to learn about Shinra and our esteemed president? And to get a peek at the president's mementos? That was super cool! Giving you a closer look at each of our divisions. I hope you're ready to be amazed, because you simply won't believe the exciting adventures we have here. Quante cose, eh? Ora capisco che tanti CD, tante cose. These all look so familiar. Because we've destroyed a bunch of them already. Ora capisco molte più cose. The advanced weaponry exhibit is currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience. And the wonderful ideas and solutions that are produced to benefit us all. Here at Shinra, we strive to ensure the safety of all residents around the clock. Ora ho tante risposte a quello che mi chiedevo sulla storia di queste. Sto trovando pian piano. This is Midgar, our home, recreated in 1/10,000th scale. Midgar. As you can see here, the 8 Mako reactors form a ring around the center of our city and keep Midgar running day and night. The Mako which flows beneath our feet is a truly limitless resource. At Shinra, we have developed technologies to extract it and transform it into the fuel and electricity that powers everything we do. Thanks to the miracle of Mako energy, our lives are richer and better than ever before. Mako keeps our lights on at night and made Midgar a city that never sleeps. The triumph of technology and testament to man's potential. Nothing but a bunch of lies. Except that Mako has made people's lives better. It's made people blind. Blind to the cold hard truth. Even I used to buy into their bullshit. Remembering that makes me even madder. Ho visto già chi fare il raid, già l'ho messo pronto, però nel senso non facciamo proprio il raid, ci facciamo giusto altro giretto, perché qua ci stanno scoprendo cose interessanti per la trama di questo meraviglioso gioco. E più passa il tempo più capisco perché hanno fatto i remake e più hanno avuto giù. Please proceed to the 61st floor, the visual entertainment hall. Welcome to the visual entertainment hall, where we showcase Shinra's cutting-edge technology. Through an immersive visual and audio experience, please relax and enjoy the show. Okay. This place is empty. What the hell? Huh?
distant past, our planet was home to a people we call the Ancients. Many millennia before we discovered Mako, these precursors were already pioneering its use. Somehow they learned of the great reservoir of energy pulsing beneath their feet. And once they had, the Ancients developed the means to harness this powerful energy and bend it to their will. Questo non è un gioco così bello, ma meraviglioso. Lo capisco. Their scripture too has endured. We who are born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. Unto her promised land. No, ma questo qua è un momento veramente meraviglioso. Ma questo sta raccontando. Sto andando da Hoerit. Quello che tu chiami. Che tu chiami. Energia Mako, bravissimo. Sta spiegando te. Ma il fatto è che stava parlando del. Electric Power Company is committed to changing and evolving with them, like the Ancients. Insomma, the power of Mako. Una follia proprio. Proprio la cosa, la stessa cosa. Proprio, guarda, la differenza da prima e dopo. Il meteorite. Va bene, chiamiamolo così. Gli antichi. La rivoluzione industriale, assolutamente. And lead us to that promised land. We shall not rest until our dream is realized. No, no, vabbè, ma qua è. Qua è meraviglioso. Io mo stavo comunque per saccare perché sono le 8 meno 20, meno giusto. Ma. Io ti conosco. Posso immaginare. Io so che c'entra con la storia Sephiroth. Ma io so chi è. Nel senso, so che è un personaggio molto importante per Final Fantasy VII. Ma non ho capito se è l'antagonista principale o è uno che combatterà insieme a Cloud più là. Cioè, questi sono quelli della Shinra. Ok, tutto molto chiaro. Ma quell'altro non ho capito chi è. Se era un amico. Sephiroth. Crazy ass thing made me wanna puke. And not just questo antagonista di Final Fantasy. Sì, questo l'ho capito che ce ne sono vari, ma infatti ora capisco anche perché nell'originale sono 3 o 4 CT, quando non mi ricordo solo. È che lì è immenso sto mondo. Per l'epoca, per quello che era, i giochi. Cioè, è impossibile che non sia così. Cioè, ce ne avevano per forza 3 CD. Ma è giusto perché è il mondo qua. E ancora non ho visto quelli. Però quello lì è Sephiroth. Sephiroth penso che sia uno dei più conosciuti, no? Cioè, penso che sia l'antagonista principale proprio per eccellenza in questo Final Fantasy VII. Cioè, penso che sia proprio l'antagonista principale. Midgar. Parli di Midgar? Sì. Sono uscito dalla città Midgar. Sì, ora sto andando a Hoerit. Quello che tu chiami Aeris.
in realtà si chiama Aerith. E sto andando da lei, però come ho detto, cioè nel senso, comunque fra un po', comunque devo capire dove devo andare a cenare, cioè non ho capito se devo andare a casa di qualcuno, visto che siamo chiusi stasera. Secondo me con la scusa che si vogliono vedere il Napoli, passare una serata con degli amici, in famiglia, no? Intendo. E allora hanno deciso di stare chiusi stasera. Bella DC, ah no, come sei simpatico. E mo vedo un po' se mi devo cucinare io qualcosa e tutto, per questo ho deciso di farmi giusto questa oretta e qualcosa di live, ecco appunto, è stato quasi un'ora e un quarto, giusto una cosa molto chilling è stata, e più tardi, cioè già l'ho fatto giusto per, lo sapevo, prima che mi avrebbe detto, no vabbè siamo chiusi, allora magari oggi, e vorrei... Niente, dire che questo è un gioco capolavoro, cioè veramente ora capisco perché hanno fatto il remake del 7 e sarò curioso di giocarlo anche sulla 5, il continuo. Ma quante CD sono? 3 o 4? Ah, hai, preso i hai ordinato i cornetti per domani, oggi hai preso i cornetti per domani. Sera, tu, ciao. Siamo dopo nel momento ordinati, sì, giustamente. Vabbè. Quelle in realtà i cornetti se li... Non avrà altre stagioni. Allora, io ti dico, me l'aspettavo, ovviamente, perché le serie dello studio Trigger sono molto spesso così. E in realtà secondo me va bene. Ma tu devi fare molto bene. Un perché comando, sono serie devi fare poi... un'altra cosa per Sera Tullo, visto che Sera Tullo sta qui. Devi fare quello di Star Wars, Saga. No, vabbè, a parte Titti, anche quello di Star Wars. Quello sempre. Ah! Volevi! Hello there. Hello there. General Kenobi. General Kenobi. Devi sapere che sei un grande fan della saga di Star Wars. E comunque tutto bene, tutto bene. A te come stai, Sera, tu? Sei arrivato proprio sul finale della live perché vabbè, sul gruppo Telegram se ti vuoi unire dopo. Assolutamente. Le tette qua vengono sempre appezzate, le tette. E se vuoi unire cose, essendo che oggi non dovevo fare live, ma essendo che poi mi è stato detto che non dovevo lavorare oggi, che abbiamo chiuso il negozio. No, alcuni non vanno, non chiedemi perché, ma alcuni audio non stanno andando. Non lo so perché, ma alcuni hanno deciso di non andare. Infatti pure Vanessa quando è entrata all'inizio live, viver Vanessa, e non è andato, non so perché. Alcuni non vanno. Vabbè, ogni tanto OBS fa i suoi pacchetti. E i suoi pacchi. Diciamo così. E comunque. No, infatti, SO, VTO, soprattutto vanno. Alcuni non vanno. Come se fai pure maledetti, neanche maledetti va. Non chiedemi perché, ma alcuni sì, alcuni no. Oggi OBS ha detto no, questi sì e questi no. Comunque, stavo dicendo. Mi sarebbe dovuto unire alle nostre. No, non va neanche questo. Credimi, non vanno questi qua. Se sono alert qui non vanno. Già provato. Saga, ogni tanto lo sai OBS come fa. E sai le cose belle di OBS? Vabbè, ogni tanto decidono. No, ma... Boh, non lo so, a volte... Forse qualche modifica dopo devo fare. A volte sì, a volte no. E comunque stavo dicendo se era tu no oggi non dovevo fare live oggi perché oggi domani non dovevo fare live, però se non sono andato al lavoro ho detto vabbè, voglio fare qualcosa di più chill tra virgolette, perché comunque Final Fantasy rispetto a Bloodborne è chill, almeno cioè per me è chill, e allora ho detto facciamo giusto un po' di live, giusto così un po' prima di andare a cena, prima di fare cose, e vorrei fare ride. Vorrei fare un ride giusto perché io
Io opterei, visto che non gli facciamo un raid da parecchio, è il Poto, che stanno giocando a Bloodborne e stanno in... first run su Bloodborne proprio. E da quello che ho visto sta in una parte dove io ancora per scelta mia non ci sono andato, però lei ci sta provando. No, ma guarda dove sta. Lei secondo me è stata presa, secondo me è stata presa dal sacco di bot, si è trovata lì e ha cominciato un po' a girare. Lei è arrivata dove io ancora per scelta mia non ci sono andato, anche se secondo me ho sbagliato, prima di uccidere Rom dovevo fare prima quella cosa lì. Però vabbè, ci può stare, comunque a farla, comunque sto lì ora. Posso anche farlo lo stesso ora. È stato meglio. Allora, io ringrazio tutti per la compagnia. Ringrazio gli Yatcat per i bettini che hanno donato. Ringrazio tutti i ragazzi che sono passati. Sono passati un bel po'. C'è stato anche il raid di Felice Furetto Canterino. Felice, non so se sei l'urco o cosa. Comunque, perché lui ha detto: no, ho visto Final Fantasy VII. Non potevano redarti che il 7 originale è uno dei miei giochi preferiti. Se non mi sbaglio, ha detto. Aspetta, io non potevo redare che l'originale è uno dei miei preferiti. Sì, è uno dei suoi preferiti, il set originale. Che ci sta, perché io ora che sto scoprendo ancora di più la trama, è meraviglioso, è assolutamente straordinario. E ringrazio CM, ringrazio tutti i ragazzi che sono passati, e per tutto per il lurk come sempre. Ci rai da sempre, hai ragione. Sera tu, se ti senti venire su Discord o Telegram, a noi ci fa solo piacere. Grazie mille per essere passato. Facciamo partire il raid. Purtroppo oggi è stata una live veramente improvvisata. Io non dovevo fare live. Grazie a tutti per essere passati. E come sempre, guardate la radio, guardatela. Come sempre, Twitch, che i numeri non li conta mai come deve contare, ma va bene lo stesso. Anzi, come dice quel famoso meme, va bene lo stesso. Sì, vabbè, io ormai ci ho perso la speranza, credimi, a volte quando ne avrei io, pure nei miei live, ormai ci ho perso la speranza dei numeri di Twitch, ormai. Vi ringrazio per tutti i lurk, perché veramente ogni volta siete in breccia che lasciano i lurk, ma come sempre Twitch purtroppo mi dispiace per voi, ma comunque io vi ringrazio lo stesso a prescindere, perché vanno ringraziati i lurk, perché sono un supporto che... Anche se qualcuno magari dice, beh, un poco, no, invece in realtà vale tanto, però Twitch a volte decide di non contarli. Io però comunque vi ringrazio sempre tantissimo. Grazie a tutti per essere passati. Guardatela. Ci vediamo domani in live con Sakamurai, che domani dobbiamo cantare tanti auguri a Sakamurai in live. Per questo. E... niente, guardate. Ci vediamo domani sera con Sakamurai. Domani sera, sì, io non ci sono per questo. Ci vediamo domani sera con Sakamura. Domani sera. Deve partire il raid. Guardatela. Ciao popolo. E speriamo Saka, dai.